Ebbene sì ragazzi, scusate giro, eccoci. Siamo a Misano per la M2 CS Cup Racing Italy. Qualcuno di sicuro starà dicendo: ma è quella gara che ha fatto Nasca a Monza? Esattamente. L'unica differenza è che Albert, amico dei poteri forti, lì a Monza ha fatto le due gare, le due libere e le due qualifiche. Qui invece io dividerò l'auto con Gianluca Pellegrini, il direttore di quattro ruote, quindi faremo uno libera 1 qualifica gara 2 e l'altro libera 2 qualifica 2 e gara 2. Voi direte: tanto sei avvantaggiato perché hai la stessa macchina per strada. Sì, però non è esattamente la stessa cosa. L'auto è un'astronave. Adesso vi faccio vedere al volissimo un po' com'è dentro. Dashboard leggermente diverso, volante con i pulsanti strettamente necessari per bere. Questo per cambiare le informazioni sul dash, tergicristalli, frecce sinistra e destra ovviamente, radio per parlare con l'ingegnere e luminosità del cruscotto. Adesso entriamo in pista, cercherò di farmi valere anche se sarà veramente tosta. Anche perché in gara 2 mi ritroverò con gli altri piloti che hanno fatto un po' più di chilometri, quindi l'obiettivo è star belli calmi, godersi l'esperienza e non fatturare, perché quest'auto da 100 passa 1000 euro, non, cioè, ci siamo capiti, non è proprio il massimo buttarla nel muro. E approfitto l'occasione per dire grazie mille BMW Italia, perché mi hanno fatto un regalo incredibile. Correre qui in mezzo è un'esperienza fantastica. Quindi entriamo in pista. Io da piccolino che giocavo con un volante marcio su un tavolo di legno a Gran Turismo 3, 2/2. Bellissimo. Che figata è, ragazzi, incredibile. Sapete, ho provato anche la Formula 3 di famiglia del Team Trident, però qui siamo su un altro pianeta, è tutto un altro genere di divertimento, mettiamola così, e soprattutto un'altra guida. Devi essere molto gentile sullo sterzo. Non puoi buttarla dentro perché ovviamente non c'è il carico aerodinamico che trovi su un Formula. Devi sempre cercare di dare full gas con meno sterzo possibile per scaricare a terra tutti i cavalli, perché ovviamente trazione posteriore, questa cara M2CS. Ho cercato di provare tutto quello che potevo provare in questi 30 minuti e ragazzi, a 9 decimi dal primo siamo P8, quindi non posso assolutamente lamentarmi. Domani qualifiche e sfortuna vuole che le gomme della qualifica dovranno essere usate anche per la gara. Quindi per chi deve fare un po' di giri non è che sia proprio il massimo. L'obiettivo domani: 2 giri, 3 giri massimo, full gas, e cerchiamo di mettere insieme il giro che oggi non è uscito. E stasera magari chiamerò il buon Nasca, che avendo già corso, avendo fatto 2 gare, potrà forse darmi qualche bel suggerimento.
peccato, eri sotto il tuo best di 4 decimi. C'è uno a muro. Sì, difatti è bandiera rossa. Red flag, rientra. Attenzione dalle tenebre! Salve! Eccolo! Voglio sentire le scuse. Cosa? Come lo spieghi questa papocchia e mezzo che ti sei preso dal folle? E la gomma non gommava, il freno non frenava, e il traction non traccionava. Ti devo ricordare le smart, ti ricordo le smart? Dai, perché hai smesso di andare? Tu lo sai che io sto facendo metà weekend. Lo sai. Però ti posso dire una cosa? C'è un ragazzo che corre nell'M2, che anche tu hai conosciuto probabilmente, che si chiama Vullo. Sì. Non si fa pregare per passare. Tu segui lui che ti apre. Aspetta, come se avessi tirato giù quei 4 decimi sarei partito davanti a lui. E invece gli parto in scia. Quindi domani gara. Col culo sculato che hai, io già lo so come va. Io spero solo che mi apra le acque. E qui mi hanno detto, se devi passare non esiste che tu non faccia una forzatura. Vullo, attaccati a lui. Ariete Vullo ci salverà. Quindi gara, ragazzi, non oggi purtroppo, appunto, perché ci sono gli altri e ci vediamo full gas domani. Eccolo Thomas. E Tura, faccio una corsa per raggiungere allora grande Luca. Allora, Luca, tu sei nella veste sia di pilota che di youtuber, content creator, una star del web. Cosa ci puoi dire? Ti ho fatto correre un po' e che nonostante la metà di turni che abbiamo fatto rispetto agli altri, ci faremo valere in questa gara. Grande Luca, ti fiamo per te. A dopo, ciao. Ciao. Grazie Thomas. Pronti al via, mi raccomando, lucido, concentrato nella partenza, attenzione nella bagarre. Ragazzi, voi non avete idea di quanto io sia carico. Cioè, mi sembra di stare veramente su iRacing. Mai fatta una partenza lanciata in questo modo, se non nel mondo virtuale. Quindi, va bene, ho esperienza, ma nel mondo reale non è che sia la stessa cosa. Non è che posso fare come quella diretta che molti si ricorderanno, dove ero partito prima della pace car e mi sono poi montati tutti addosso. No. Quindi, niente fatture, occhio sul semaforo e bisogna cercare di anticipare quello che abbiamo davanti per poi riuscire a fregarlo alla prima curva. Ma dato che nelle moto un pelino di esperienza ce l'ho, soprattutto in questa pista, so che di solito alla seconda curva all'interno si crea molto imbuto. Quindi la mossa è quella di andare esterni e cercare di fare più strada andando più veloci e facendo qualche sorpasso. Ovviamente più pericoloso, ma a noi ci piace. Misano 2 che li porterà sul rettilineo del traguardo per iniziare questa gara e già la prima curva sarà importante. Scatta adesso gara 2 subito, vanno a sportellarsi. Partenza perfetta, adesso mettiamo in azione il mio piano malefico. Mamma mia ragazzi, sorpassi a destra, a sinistra, dappertutto e tra una cosa e l'altra mi sono ritrovato dietro il vincitore di gara 1, Zanasi.
chiama condizioni leggermente diverse, però il problema rimane. E Zanasi, che pure è tra i top driver del campionato, fa fatica in questo momento a trovare il varco per passare Salvadori, che guida, lo sappiamo, la vettura numero 8 di BMW Italia Promo Drive con la livrea celebrativa dei 50 anni del marchio M. Si esce larghi dall'ultima curva, dalla Misano 2, addirittura sui panettoni. Non va bene, ho già degli avvisi di temperatura sul cruscotto, è quella linetta arancione che vedete in basso. Situazione normalissima perché ci sono delle condizioni altamente proibitive per tutte le auto. 37 gradi d'aria e nel momento che si sta dietro un'altra vettura si prende tutta l'aria calda e quindi per motore, temperatura differenziale, intercooler è un disastro. Quindi i casi sono due. O appena si arriva sotto quello che abbiamo davanti si passa e chiusi i discorsi, oppure bisogna lasciare spazio e far prendere aria alla macchina. Secondo voi, quale opzione adotterò? Vai, mega sorpasso su Vullo, ha sbagliato nell'inserimento alla seconda del carro. L'ho sfruttato, mi sono inserito e adesso potrebbe essere fondamentale per prendere un po' di spazio da Zanasi, che è proprio un cagnaccio. Non per niente ha vinto gara 1. Salvadori nel frattempo ha passato Vullo, si porta in sesta posizione, grande prestazione da parte di Luca che, dividendo la macchina con Gianluca Pellegrini in questo weekend, è realmente ai primi chilometri con questa macchina. Una sessione di libere, una sessione di qualifica, tra l'altro interrotta con bandiera rossa alla sua metà, e adesso subito in gara con un ritmo che è già più veloce di ieri, 45.8, pardon. Ragazzi, stiamo facendo un passo incredibile, ancora le gomme non sono calate tantissimo, quindi riesco a guidare molto bene. La vettura davanti a me è quella in quinta posizione, cioè non ci voglio credere, stiamo andando fortissimo. Quindi, testa bassa, ho preso un pochino di margine da Zanasi, devo assolutamente mettermi un'altra auto tra me e lui.
passo di Salvadori in lotta, esattamente, proprio con Pellegrini, e sembra avere la meglio. Sta provando a passare, sono in una drag race che porta verso il curvone, punto d'appello. Luca è all'interno e prende la posizione, deve desistere chiaramente Pellegrini. Questo però permette anche a Zanasi di tenere giù il piede sul gas e pensare all'attacco sul suo compagno di squadra. Nulla da fare, dicevamo che questo weekend poteva essere un'occasione per Zanasi per riavvicinarsi a livello di classifica. Questa brutta partenza in gara 2 è invece un ostacolo molto difficile da sormontare. Attenzione a Pellegrini che esce fuori dal cordolo alla Misano 1. Sorprendendo in maniera veramente positiva. Attenzione, prova a infilarsi Pellegrini. Bene, da qui è iniziato il disastro. Mentre giravo dovevo stare attento a tutte le temperature e soprattutto a tutti gli avvisi che mi uscivano. Vi lascio ai team radio per capire la tensione che c'era e soprattutto la voglia di fare un bel risultato, nonostante tutto. Vai, avete tutti questo problema, tra la bagarre e la temperatura che c'è è diventata un po' critica. Teniamolo d'occhio, non rischiamo il motore. Dure, se sono troppo alte dobbiamo rientrare, non possiamo rischiare. Diventa troppo critica o se ti viene troppo sotto fallo passare, non rischiamo nulla. Niente, Zanasi è sempre lì, infatti mi hanno detto che se dovesse essere troppo insistente di lasciarlo passare, anche perché noi non ci giochiamo niente se non il risultato di questa gara e la bella figura, però lui e tutti gli altri si stanno giocando il campionato, quindi in effetti mi sarebbe un po' sulle palle anche a me avere uno che si inserisce in mezzo per mettere i bastoni fra le ruote, quindi se veramente ne avrà di più non tenterò la mega difesa. Passare per il
bella gara, divertiti, ma non stare in mezzo a queste follie senza punti. Niente, mi sarebbe piaciuto stare più vicino a lui, purtroppo stavo guardando le temperature e stanno salendo troppo. Se voglio finire questa gara devo stare attentissimo e purtroppo devo almeno farlo andare via per far prendere un po' di aria alla macchina. E soprattutto devo essere più gentile con le gomme perché sto facendo troppi traversi e anche quelle sono un discorso critico. Le temperature iniziano a salire anche per le gomme, pressione, tutto. Quindi inizia a moderare e gestirla e non possiamo farti nulla. Adesso c'è e dobbiamo giocare. Cerca di freddare, vediamo se persiste. Se hai l'allarme sul quadro, premi dash, premi l'errore. Siamo tutti al limite, come abbiamo detto prima, condizioni proibitive. Devo veramente guidare sul velluto. Portiamola a casa, ci siamo quasi, dai! Stanno uscendo in tanti con le gomme scoppiate. Tu le hai ancora. Attenzione, divertiti e arriva la fine. Ultimo giro, ce l'abbiamo quasi fatta. Siamo in P5, sembra incredibile. Metà gara lottata con il vincitore di gara 1. Veramente bel passo. Ho appena iniziato a prenderci gusto. Sarebbe bello poter avere un'altra occasione per magari puntare al podio. Ma adesso tiriamo giù il finestrino, traversino sull'ultima curva e salutiamo il muretto. Gran prestazione davvero da parte anche di Luca Salvadori, che fa il segno 2 fuori dal finestrino. Grazie, fighissimo, fighissimo, grazie a tutti. Bello, 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 bello. Poi partenza nelle moto, faccio cagare, qui mi sono infilato bene, devo dire. Quando c'è il manico non conta se le gomme sono 2 o 4. Troppo gentile, grazie. Ragazzi, che gara pazzesca, sono troppo divertito. Purtroppo abbiamo dovuto un po' lottare con le temperature estreme che ci sono state qui a Misano, 37 gradi l'aria, quindi appena stavi in scia agli altri era un disastro. Comunque in ogni caso, bellissimo finale di gara, tutto sulle uova. Bisognava fare attenzione a gestire le gomme perché erano proprio al limite, quindi che dire, felicissimo, grazie mille BMW Italia, esperienza stupenda. E come al solito il mio vecchio spirito a quattro ruote inizia a grattarmi un po'. Chissà
che non ci possa essere qualche altra occasione durante l'anno e soprattutto l'anno prossimo. Nel frattempo, durante il weekend, abbiamo un po' lavorato in tal senso, quindi magari ci potranno essere delle sorprese. Come al solito, ragazzi, grazie, ci vediamo al prossimo video.